Io ora ci sono, starei in diretta, ma non vi vedo. Ci siete? Oh, eccovi. Neno, forza il telefonino è partito. È partito. È Vedi quanti partito. c'è scritto? Eccomi. 9 partecipi, 10, Ok. È che io in realtà speravo 11. di esserlo Lo dal so, guarda il computer, ma computer. a questo punto, Vabbè, visto le ci sei. problematiche della tecnologia, non so se Sì. mi sentite bene o No, no, se guarda, non uso, perché esiste. così sono blindato a queste cuffie, però. Tu fammi una Scusa, te lo sincronizzazione. sincronizzo con quelle. Ci metto un secondo. Allora, vai, sincronizza. Abbiamo. Neno, su questo qua mi No, devi lo so, concentrare. ma non me lo devi connettere qua, ok. Ok, toglilo lì. Però ti devo Vai. togliere. Vedi un po' se funziona. No, no. Riproviamo. Ci Ok, siamo. Forse ci siamo. ora sentite. Ok, mi sentite? Come vuoi in Mi diretta? sentite? Prove tecniche? Ciao, prove tecniche. Roberto Tedesco. Oh, Robby Robby, Loretta. Va bene, ci siete un po'. 5, 5, 6, 7. Ecco. Ok, Dobbiamo stanno cercare aumentando. un'immagine che, una posizione che consenta di vedere soprattutto. Aspetta, aspetta, aspetta. Allora, se io mi metto distante dovremmo riuscire a farci vedere un po' più cose. Io in realtà stavo provando al computer, ma non andava. Sto Dovremmo guardando migliorare su su questo testa. stand. Allora, salve a tutti, ci siete? Ci siete? Siete? Sì, Datemi sto un guardando. ok che va tutto bene e che a questo punto Alza possiamo. se vuoi. Alza l'audio, alza l'audio, Alza. proviamo. Magari Da devi qua. cadere su quella cosa. Così è meglio? L'audio. Togliamo. Ok, non si sente bene. Vai, Bene, prova alza. adesso. Ho alzato. Sì, non è Ho che non alzato. Probabilmente non forse si le sente cuffie qua. bene. No, se te accendi così C'è te la taglio. scritto lì. Ok, ma intanto aspettiamo la risposta. Ok, va bene quindi con le cuffie? Riusciamo a capirci meglio con le cuffie? Si parla più forte, ci siete? Vediamo un po'. Si parla più forte, metti in orizzontale il telefono se puoi, sì. Mettiamo in orizzontale. Fatto. Meglio. Ecco, soltanto che per vedere quello che scrivete mi devo mettere di Un sbianco, bel leggimelo tu, sedere con eh. sì. Però ecco, considera che dovendo guardare la sedia, ok, bisogna che me lo tieni tu, perché sennò. Ok, Più vicino. siamo un po' Mettiti più più vicino, vicino, scusa. forse dobbiamo alzare un Scusa, non po'. dovevi mettere Metti un po' questo. carta che l'altra volta hai messo. No, non c'è bisogno. Metti. Ok, siamo forse così. Ah, Ti non vedo si sente che sta bene. guardando. Audio, si parla più forte. Metti in Ma che orizzontale. L'ho schifo. messo in orizzontale. L'ho messo in orizzontale. Ok. Va bene così in orizzontale? Leggi tu, assistente. Sì. No, rimetti in verticale. Sì, vabbè, ma fa Capito? Una l'immagine. dice. Allora. No, rimetti in verticale. Messo in verticale. Ok. Ora va bene? Ora va bene? Vediamo un po', mettiamoci questo blocchino dietro. Grazie, bravo. Ok, sì. Forse ci siamo. No, rimetti in verticale. Come volume? No, Aspetta. rimetto in verticale. Miglia, No, no, no.','//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 
grazie dei tuoi suggerimenti e consigli, soltanto che... Ok. Questi qua abbassa come volume. Un attimo su WhatsApp che mi ha scritto qualcosa. No, vabbè, aspetta. Ok. Non si sente? Non mi fa vedere la diretta. Ciao, io non vedo il post. Ce l'abbiamo. Poi stiamo in 19 in diretta. Appunto. Cioè, beh, mica siete pochi. Beh, pochino. Milvia, mi dai notizie? No, foto qualcosa. Ho dato una foto, forse qualcosa del... Sì. In quanto di economia posturale, la tua risposta è... Dai. Non la posso aiutare? Sì. No, rimetti in verticale, l'ho messa in verticale. No, è quello che c'è, non c'è. Vabbè, ora, considerando se ho da parte vostra un feedback sul se si sente e se si vede bene, magari comunque cominciamo ad andare avanti, perché altrimenti stiamo tutto il tempo a... Ci siete? Proviamo di metterlo un po' più alto. Però qui allora okay. A questo punto lo tocco Facebook, tanto stiamo a fare qui. Ma certo, se riuscissi a far ripartire quello. Ciao da Samantha e Fabio, wow, da Milano. Come state? Allora immagino che quindi qualcosa si senta. Se soprattutto riusciamo a miglioriamo anche la luce. Così, ecco. E tu prova, c'ho anche l'assistente. Fatti vedere assistente. Chef Nano in assistente. Aspettiamo allora qualche minuto un po' tra le prove tecniche, un po' per vedere se entrano altre persone. Sì. Datemi un feedback appena si è stabilizzata la connessione. Stiamo provando anche dal più grande computer, che ovviamente è dal Mac. Insomma, dovrebbe essere un Mac, ma non è Mac, è piccolo. E è un pic, non è Mac. Dai, su, prova a vedere se parte lì. Allora, ciao Tony, si sente quando ti avvicini al telefono? Forse non va il microfono agli auricolari. Bene, più resti vicino al telefono, più si sente meglio, più tenuto tempo la voce si sente meno. E io non so, questa qui è una sola. Vabbè, allora a questo punto escludiamo le cuffiette e parliamo da qua. Il discorso è che purtroppo ho bisogno di uno spazio più profondo per farvi vedere delle immagini. Dica assistente. Quelle lì le devi spegnere, se no si sente lì. Spegne. Ok, quindi abbiamo escluso altri auricolari, vediamo se così funziona meglio. Alzerò la voce poiché mi devo mettere più distante. Allora, Nati, dammi un feedback tu, che forse sei quella che sta più attualmente in linea. Noi due. Appunto. Ok. Ciao Bruno, riesco a sentirti? Proviamo ad alzare la voce? Perché in realtà non capisco cosa è il problema. Qual è il volume? Posso un attimo? No, non puoi. In diretta, niente, questo qua è... Se faccio così mi sentite meglio? È che probabilmente bisogna avere addirittura un microfono per parlare. E che ne so. Gabri? Adesso non vorrei che però il problema fosse il vostro, perché qualcuno mi dice che mi sente a seconda del volume, però a tratti si sente bene, a tratti no. Bella cosa, cioè, non so allora se è meglio col telefonino o no, con le cuffie o no. Proviamo anche queste cuffie, vediamo un po'. Una cosa qua, se la diretta è stata programmata alle 19:02. Aspetta. Forse, magari se parte da lì meglio ancora. Vediamo un po' se così funziona meglio con le cuffiette. Giulia, mi dai tu un feedback? Con le cuffiette va meglio?
Certo, qua pensavo fosse più facile la possibilità di Troppo. creare un fai in modo classico, spegnere e accendere il microfono e le cuffie. No, quando ti allontani la voce è più lontana, ora è meglio, forse perché ho l'auricolare, cioè ho le cuffiette queste fisse. Grazie per le informazioni che mi date, speriamo che. Il che mi fa pensare probabilmente creare delle. La voce si modifica rispetto ai tuoi movimenti, ma di base si sente. Grazie Ross, che bello saperti. Allora, diciamo che se in linea di massima stiamo riuscendo a capirci, partirei un po' con l'argomento della giornata. Poi voi magari man mano datemi qualche feedback e io mantengo un po' il filo su ciò che volevo dirvi. Parlarvi e un po' anche in attenzione ai vostri commenti. Allora, l'argomento di oggi, un attimo. Si sente molto bene così. Benissimo, perfetto, abbiamo avuto una buona risposta adesso. Adesso si sente, vede bene. Oh, grande Paola! Paola ci ha dato questa grande dimostrazione di come si riescono a superare problemi. Ha avuto un videomaker eccezionale, la nostra esperta di orchidee, e che saluto. Neno, tu che mi dici? Come sta andando qua? Ok, Che vuol dire? Forse vorrei magari, riusciamo vabbè, a comunque metterla qui, adesso, non dato che so. si sente e si vede bene, io direi di andare avanti, eventualmente mi aiuterai tu a fare meglio le riprese, perché oltre a delle cose che ovviamente voglio dirvi, molte cose le dobbiamo fare, magari per chi vuole insieme, altrimenti ve le mostro io. Allora, l'argomento è, poiché molto, molto parte del tempo della giornata, ahimè, in questo tempo così particolare, è passarlo da seduti, inevitabilmente stiamo a casa, a meno che non abbiamo mille cose da fare, come è probabile, ma spesso e volentieri stiamo seduti, magari appunto al computer. Oggi l'argomento che mi premeva di più, di cui parlarvi, farvi partecipe, era appunto come ottimizzare la posizione seduta ed evitare di farci venire mal di schiena. Allora io partirei da un minimo rapidissimo di anatomia e di fisiologia per poi passare magari alla parte più concreta. Allora, la nostra colonna vertebrale è fatta di un insieme di vertebre, ok? La parola, sapete, molti di voi sanno quanto mi piaccia l'etimologia, e quindi vertebra in realtà ha un suffisso molto interessante che è il bra. E bra significa proprio sostenere. E verte viene dalla parola vertice o vertere, parte le R che non sono forse così comprensibili, ma insomma queste due parole messe insieme si piegano appunto il sostegno che la colonna fa al vertice del capo, quindi che in realtà sostiene il capo, in realtà anche palpebra, che è un simpatico, la palpebra dell'occhio ha in sé il suffisso di bra come sostegno a questa palpazione che la palpebra fa sull'occhio per umidificarlo, quindi anche wonderbra per diventare anche simpaticamente nel discorso di ciò che sostiene, e questo le donne lo sanno molto più di me. Vabbè, parte questo piccolo excursus, quindi la colonna vertebrale nasce, e qua fra un po' il mio aiutante mi dovrà aiutare, attraverso la struttura del bacino, o meglio, si innesta come fosse una pianta, Paola, nel bacino, che è un vaso, rappresenta un vero e proprio vaso, attraverso la quale il fusto, cioè la colonna vertebrale, si sviluppa verso il capo. Abbiamo quattro tratti, signorino, ci mostri il suo bel tronco, così facciamo in modo che abbia più facilità a essere seguita questa parte. Mettiamoci un po' qua, bravo, ecco, mettiti così di schiena, bene, perfetto. Allora, così si dovrebbe vedere, anche se ci sono i commenti, fa un po' più a sinistra, bene. No, no, così. Ok. Allora, questa è la parte lombare formata da 5 vertebre, la parte dorsale che comprende praticamente tutte le coste e sono 12 vertebre, e poi abbiamo le ultime 7 cervicali. Mettiti di profilo, attenta al filo, ok? Famo casino. Allora, bene.
Scusate, piccolo, perché purtroppo le cuffiette impediscono Stai fuori movimenti casa, cosa liberi. devo fare? No, 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 tranquilla. Vabbè, oh, ci sta. Sai che c'è che quando utilizziamo le cuffiette ci vuole una base un po' più alta sotto. Mettiamoci queste qua. Scusate, perché qua ci vuole un po' di movimento. Ok, ci siamo. Bene, togliamo questo. Ok, devo stare attento io. Bene. Quindi quella di prima era la visione frontale, questa invece è la visione sagittale. Bene. Partendo sempre dalla parte più bassa, la colonna lombare si chiama anche lordosi. Questo per aiutare spesso e volentieri a comprendere meglio quali sono le zone in lordosi della colonna e quali in cifosi. Allora, la colonna lombare si dice lordosi lombare. Continua poi nella cifosi dorsale e, fermati così, stai su quella testa, se no, e poi di nuovo abbiamo la colonna cervicale in lordosi. Perché è molto importante avere questa diversità e non un tubo unico, un'unica colonna, cioè mani fredde, perché effettivamente è stato dimostrato dagli studi di biomeccanica come una colonna può resistere alle sollecitazioni a carico molto di più. Se ha queste curve fisiologiche mantenute in quanto tali. Benissimo. Quando abbiamo una colonna, siamo in presenza di una colonna flessibile, ovviamente noi possiamo modificarla abbastanza a nostro piacere. Ecco perché ho preso questo giovine che è dotato di grande mobilità, in quanto appunto è Sì, struttura però è da un nuova. botto che non faccio Ecchi stretching. appunto, metti la Cioè, io maglietta così non ormai prende non ci arrivo freddo più qua. e nel Invece. frattempo se mi date qualche feedback, perché l'ultima era quello di Mi muovo Paola, così. spero che invece stia andando tutto bene. Quindi ecco, Mi muovo. inutile dirvi che per quanto ovviamente lui sia piuttosto ginnico, attualmente non riesce ad arrivare oltre le sue gambe. Bravissima, Ecco sì. appunto, quindi Ce la faccio. uno dei principali infatti messaggi che Cioè, volevo dovrei lanciare riuscire. oggi è che per mantenere la nostra colonna vertebrale, Alessandro, ok, Guardando benvenuto adesso guardo. Alessandro, e per riuscire a mantenere la nostra colonna flessibile, uno degli obiettivi principali è, sì, ti senti e ti vedi bene, grazie Beta, mantenere la nostra colonna elastica si tratta di non pensare tanto a rinforzare i muscoli, che tende a essere sempre un po' un messaggio eccessivo, ma quanto mantenere attraverso lo stretching la nostra muscolatura bella, elastica, flessibile. Detto ciò, andiamo quindi a capire come la posizione seduta diventa, per ovvie ragioni, un sabotaggio alla posizione ideale della nostra colonna, a meno che non mettiamo in atto determinate precauzioni. Assistente, ho bisogno che tu mi tenga a questo punto il telefonino, fermo così, bravo, però devi cercare di stare più fermo possibile perché sennò. Bene, allora utilizziamo intanto uno Posso girare la sgabello. fotocamera così viene, cioè mi Vuoi viene più. utilizzare la telecamera? Prova un Sì, po', posso la sai girarla girare, così. gira così. Sì. Allora, aspetta, mi metto più lontano. Ok, così mi vedi bene. Mettiti anche un Vedete po'. bene? Mettiti seduto qua. Ok, Dato un forse così. feedback? Mi vedete Feedback. bene? Ok, allora, perché mi sono. C'è qualcuno che risponde? Mettiti bene Sto orizzontale. aspettando. Ok. Allora, prima soluzione che potremmo provare oggi, o meglio, più che oggi, ma che noi consigliamo normalmente a tutti i nostri pazienti in percorso terapeutico, è pensare alla posizione seduti su una sedia come una posizione dinamica, Quindi non necessariamente appoggiati allo schienale. Mi muovo in quest'altra direzione così mi capite meglio. Quindi, mentre quando si sta spesso e volentieri seduti in questa posizione, la colonna lombare perde la sua fisiologica lordosi, come avevamo detto poc'anzi. Sebbene anche in questa posizione ogni tanto ci si può mettere anche per rilassarsi un po', eccetera. Il guaio è che se ci stiamo ore e ore in questa posizione, inevitabilmente danni, soprattutto sulla parte più bassa della colonna, inevitabilmente si esprimono. Ergo, e mo torneremo sul principio della sedia, potersi
Mettere in questo modo consente di gran lunga, facciamo vedere un po' di più il tratto lombare, alla colonna vertebrale di mantenere molto più fisiologicamente la sua lordosi. Principio della sedia. E qua so che ovviamente se ci fosse un produttore di sedie da ufficio mi lincerebbe, ma la mia onestà intellettuale professionale mi obbliga inevitabilmente a dire che uno dei consigli che vi do in assoluto è abbandonare le sedie con le rotelle, con i dispositivi piroettanti, con i braccioli, con gli schienali mobili, cioè tutto quello che normalmente ci viene, diciamo così, suggerito come schiena, come seduta ergonomica, ecco, tutto è tranne che ergonomica. Ergonomia è una parola complessa e formata da ergos in termini di forza e economia. Quindi per fare in modo che il nostro corpo viva in un'economia fisiologica, aspetta un attimo, è opportuno saper usare la colonna. Allora sì che entriamo nel concetto di ergonomia. Se, come diceva Confucio, l'uomo è ciò che fa, se di fatto su quelle sedie tendiamo a non fare più niente, perché nel momento in cui si gira la sedia, no? Perché c'è il perno sotto, noi in realtà perdiamo la possibilità di fare movimenti di questo tipo, mentre invece la colonna vertebrale ha proprio bisogno di fare questo tipo di movimenti. Un attimo di pausa. È No, è quella lì te l'ho portata ieri. esattamente per quello l'ho messa, ma magari questa Secondo, battuta no, dopo. sì, no, secondo è il 20%, sa. E dopo lo attacchiamo, cioè per il momento ce la facciamo. Devi prendere allora devi prendere la prolunga perché sennò non ci arriva. O se no, aspetta, ci spostiamo così. Via. Ovviamente ce la faremo ad andare avanti. Però non ti muovere troppo questa cosa, sennò fa venire mal di stomaco. Ok, si è stabilizzato. Devo dire grazie a Stefano perché altrimenti sarebbe stato più costoso complesso da solo riuscire a fare questa cosa. Ergo, ci siamo? Parliamo quindi, stiamo parlando del discorso di quanto le sedie con tutti i vari dispositivi, piroettanti, con i braccioli, con le rotelle sotto, siano assolutamente sconsigliabili, soprattutto per chi come me, facendo questo lavoro da anni e anni, sa quanto invece in ogni circostanza della vostra giornata, soprattutto quando siete seduti, più utilizzate la vostra colonna e meglio è. Ovviamente è importante saperlo utilizzare con sapienza. Quindi, tornando e facendo la scaletta che mi ero prefisso di fare, attento, dammi un po' più di corda perché sennò mi si staccano le orecchie, poco. Allora, fermati con l'immagine. Bene. Aspettate, scusate. Ok. Allora, non so se loro ti sentono con quella. Vabbè, Penso ci di sei sì. così? Bene, ferma un po' più lontano perché sennò, ecco. E quindi, no, non ci siamo. E quindi i tratti della colonna vertebrale lombare, dorsale, cervicale sono ovviamente didatticamente divisi in questo modo, per ovviamente saperli anche spiegare. Ma in realtà quando spesso mi succede di sentire persone che dicono ah no, a me non mi fa male, lombare fa male la cervicale, quello che voglio dire a tutti è che la cervicale è l'apice di un iceberg. Cioè è l'apice di un albero, tant'è che anche la colonna vertebrale si chiama albero vertebrale. Allora, se il puntale funziona poco, o funziona male, in realtà dobbiamo spesso e volentieri andare a cercare comunque una soluzione nella parte più bassa, quindi comunque nella colonna lombare, lì dove appunto il fusto abbiamo detto che nasce. Ovviamente chi soffre di più in questa condizione attuale, soprattutto in questo smart working, quindi ancora più costretto al vito terminale, ovviamente ha il problema dei rapporti di altezza tra il vito terminale, cioè la possibilità di mantenere, mi rimetto nel filo in modo tale, ops, che si capisca ancora più l'importanza. Tossa secca? Ci abbiamo il Perché corona? mi Ecco si è incastrata la spina, appunto. quindi mi Dopo prendo. vai a prendere a bere che io pure devo bere. Non mi va di bere. Quindi, modalità, sia in questa posizione, volendo ogni tanto, volendosi riposare, utilizzando lo schienale come appoggio. Come avete visto bene ultimamente, gli schienali per una ragione di design tendono ad essere tutti terribilmente alti. Quindi questa sedia, se la trovate, questa
questa, come tante altre, insomma, è la classica seduta di una volta, quando la seduta in paglia, la seduta dell'osteria. Ok, allo stesso tempo ci si può mettere in questa posizione. Stefano, non devi parlare perché se parli mi fai perdere il filo e mi disturbi. Ok? Poi magari ogni tanto facciamo delle pause e mi dici. La possibilità di appoggiarci di conseguenza con i gomiti sullo schienale basso non impedisce ovviamente l'elemento tastiera o la gestione del mouse, ma la cosa che mi raccomando a tutti voi è avere la possibilità di avere il video terminale all'altezza adeguata per mantenere il piano cosiddetto di Francoforte, cioè l'allineamento dello sguardo verso l'orizzonte. Ecco perché negli ultimi anni i monitor dei computer sono diventati a sé, proprio perché ognuno possa metterli all'altezza che più ritiene opportuno per mantenere questo assetto. È chiaro ed evidente che una posizione di questo tipo alla lunga non farebbe nient'altro che affaticare i muscoli oltre che a danneggiare il funzionamento delle vertebre. Quindi è chiaro che mantenere un principio di allineamento, a me piace sempre parlare più di allineamento che di colonna dritta, perché dritto è un termine veramente non sempre chiaramente comprensibile. Quindi parliamo di un allineamento della colonna vertebrale dove i punti di riferimento diventano l'occipite, la metà del dorso all'incirca e l'apice sacrale, o meglio più che l'apice, la base del sacro. Quindi questi tre punti di revere consentono alla colonna di mantenersi in allineamento. Allo stesso tempo, per tornare su quegli aspetti più dinamici e che se volete potete cominciare a provare a fare, fermo restando che ovviamente ognuno deve fare i conti con le proprie sensazioni, quindi i movimenti che posso fare io in questo momento a dimostrazione di quanto anche una semplice sedia ci può essere di aiuto per utilizzare i muscoli e comunque far muovere la colonna. Ognuno di voi li deve proporzionare alle proprie capacità elastiche. Quindi, tornando un attimo sui singoli movimenti della colonna vertebrale, o meglio dei vari tratti, è importante spiegare che la colonna lombare, tutti i tratti della colonna hanno 3 gradi di libertà, perché la colonna ha la necessità di muoversi in tutti i vari piani dello spazio. Ma in particolar modo il tratto lombare si muove soprattutto sulla flesso-estensione, quindi di conseguenza quel movimento che vedevamo prima di lordotizzazione o cifotizzazione, si possono chiamare in tantissimi modi, estensione e flessione, questo per parlare soltanto del tratto lombare. Il tratto dorsale invece ha proprio la proprietà di muoversi sulla rotazione. Quindi, soprattutto mettendoci a cavalcioni della sedia, la possibilità di ruotare la colonna diventa un movimento estremamente efficace e che ci consente di recuperare, per esempio, la possibilità che in macchina, per chi non ha la telecamera, ma anche per chi l'avesse, sarebbe di gran lunga preferibile, utilizzare lo schienale del passeggero, no? Come fulcro del movimento per poter osservare dietro. E infine arriviamo al movimento del tratto cervicale, che è ovviamente quello più complesso, poiché i suoi 3 gradi di libertà li esprime in maniera molto specifica. Quindi la flesso estensione del capo, la rotazione del capo, e questo mi metto frontalmente a farlo vedere meglio, quindi flesso estensione, rotazione e inclinazione laterale. Eccolo che l'inclinazione laterale è uno dei movimenti più complessi della colonna cervicale e quindi, soprattutto riferendomi alle persone che mi stanno ascoltando con più di 40 anni di età, piuttosto che fare quello che spesso si vede in vari video, comunque in palestra, nei luoghi dove ovviamente l'età media si abbassa notevolmente, piuttosto che fare movimenti di circonduzione che non esistono. La circonduzione la possono fare soltanto le articolazioni dell'anca e della spalla, che sono appunto delle sfere all'interno di una cavità. La zona cervicale è vero che è la più mobile di tutta la colonna vertebrale, ma in realtà non ha la possibilità di fare una circonduzione. Parliamo di movimenti combinati. Quindi immaginando una inclinazione laterale, una rotazione e una flessione del capo,
Ecco che andiamo per esempio ad aggiustare sotto un tavolo qualcosa. Quindi può veramente mettersi in tante posizioni la colonna cervicale, ma il suggerimento che vi do, soprattutto in una fase di riscaldamento, è singolarizzare il movimento, e solo eventualmente alla fine, per i più abili, più elastici, fare movimenti di combinazione, che non si chiama circonduzione. Detto ciò, facciamo una piccola pausa. Dimmi un attimo se ci sono degli aggiornamenti, No, aiutante. niente, Fabrizio tedesco sta guardando niente. Vabbè, a parte quelli che guardano, che non vanno necessariamente detti nomi e cognomi, ma soltanto quelli che eventualmente mandano un commento. Ecco, allora, guarda me per favore. Se eventualmente a questo punto, dato che vorrei riuscire a farla, soprattutto essendo la prima che facciamo live su questo argomento e su una serie di argomenti che potrei trattare, mi piacerebbe che ci fosse più interazione, quindi man mano che dico varie una serie di cose, sapere se è tutto chiaro e magari mandarmi Sì, qualche qualcuno messaggio. scrive qualcosa almeno per capire Se va se tutto va bene, va tutto bene? bene. Sì, stavo Ok. mentendo, però nessuno scrive niente. Però. Ok. Può darsi anche soltanto se vada tutto bene e siamo soltanto in pausa. Comunque se il computer non va bene. Soprattutto help line for you, gli aiutanti. Vabbè, il computer non va. Va bene. Ok. Allora, a questo punto possiamo andare avanti. Se c'è qualche domanda la potreste fare subito. No, non ci sono domande. Cioè, mi sembra. No, tutto chiaro. Tutto Pier. chiaro, perfetto. Chi è? Dimmi solo il nome. Oh, Pierfranco! Pierfranco lo possiamo dire, lo saluto con tanto affetto. Ci vedremo. Ecco, Giulia. Giuliano. Tutto ok? Io sto facendo Oh, benissimo, ok. Mi raccomando che le letture dei messaggi non siano totali, se capisci che qualcuno è meglio non chiamare. Allora, se va tutto bene, ancora andiamo avanti su altri tutto ok. aspetti, perfetto, su altri movimenti che sulla sedia di cui ci eravamo detti poter Quali utilizzare al sono, meglio. qual, Quale? una Vai. domanda, quali possono essere dei movimenti di estensione della colonna? Ok, come abbiamo detto poc'anzi, i movimenti di estensione di tutta la colonna vertebrale si traducono per esempio in inclinazioni posteriori, mi metto sempre di lato che sono più facili da vedere. Fermo restando che quando combiniamo movimenti di estensione di tutta la colonna, di nuovo entriamo in quel limite che ognuno di voi deve sentire, ognuno con le proprie capacità. E se vogliamo, perché sono movimenti importanti quelli di estensione? Perché possono consentirci di arrivare eventualmente a mettere in stretching anche tutte le fasce anteriori del tronco. Aspetta un attimo, perché se mi interrompo in continuazione non posso. Quindi l'estensione della colonna globalmente la possiamo fare lavorando anche con tutte e due le braccia e lavorando in una estensione che globale della colonna che ci faccia sentire anche questo effetto di stretching sulla catena anteriore. Però sono di fatto i movimenti che sono un po' più estremi. Io tendo soprattutto in quest'ottica più terapeutica, riabilitativa che ginnico-sportiva, a specificare le cose che ogni tratto della colonna vertebrale fa ed eventualmente suggerirvi quelli che possono essere movimenti facili da fare appunto nella posizione seduta, che è l'argomento in cui ci siamo espressi oggi. Quindi, tornando su un movimento di nuovo frontalmente più facile da vedere, sempre suggerisco a cavalcioni della sedia, è per esempio, immaginiamo ci sia caduta una matita al terreno, anche semplicemente andarla a prendere inclinandosi lateralmente, può essere un ottimo esercizio anche per la semplice attivazione dei muscoli laterali dell'addome. Questi movimenti che faccio ovviamente li faccio lentamente perché vanno fatti lentamente, per essere sempre più consapevoli del movimento che la colonna fa. Spesso e volentieri i colpi della strega nascono proprio quando vengono fatti movimenti in maniera improvvisa, senza il giusto riscaldamento, e quindi quello che si dice: ho sentito un crick e da quel momento mi sono fatto male. Prova a vedere se riesci eventualmente a rimettermelo frontale e lo appoggio sulla base, così io mi avvicino un po'. Perché c'è un po' la mano Ho capito, scanzonata sì, di c'ho sinistra. l'assistente che mi si è stancato. Cacchio.
Ecco, vabbè, senza parole. Allora, chiudiamolo un po', esci da qui sotto. Dai, vai a prendere un po' d'acqua nelle Sì, bottigliette, vai, infatti. così beviamo tutti e due, No, altrimenti io non non posso. beviamo mai. E però devi bere. Glielo dite a lui che, cioè, se uno non vuole bere. Non si può, ecco, così ti impari, perché bisogna Giro la bere, è fotocamera, no? fondamentale. Ok, Intanto, almeno so bene, vedere che sei stanco. grazie. Il problema è che, come vedi, con questi cavetti sopra mi devi dare un po', scusate, un attimo, Sì, una aspetta, pausa. però Aspetta, devo. una Che pausa. odio. Prendere acqua e sto lavorando troppo, sto alzando, perché altrimenti se non alzo non si riesce a vedere. Eh? Pausiamo, vediamo un po' di nuovo. Varie tecniche per riuscire a mettere in inquadratura migliore. Ok. Bene, quindi ci siamo sulla comprensione dei movimenti. Ecco, appunto. Se tu sei un cadavere e non riesci a tenermi il telefonino, io che ci posso fare? Il problema è ecco che c'è questa fregatura del fatto. Ok, beviamo, che fa No, bene. non è mio. Chiudi la porta. Ok. Io l'ho preso perché, cioè, così. Bene. Oi, ciao Loris. Ciao Barbara. Ciao Brigida. Avete un piacere che ve la prendete comoda per entrare. Io qua è già mezz'ora che sto parlando. Va bene. Allora, tornando un po' a noi e magari per dare un brevissimo riepilogo a chi è entrato solo adesso, stiamo parlando di colonna vertebrale nei suoi aspetti più anatomici, ma anche fisiologici. E quindi abbiamo fatto vedere, adesso rapidamente magari lo recupero, l'estrema utilità di una seduta su una sedia che non sia quella che normalmente viene suggerita appunto dal mainstream, come si dice, cioè le sedie da ufficio che sono da bandire in assoluto. Mentre invece ho spiegato quanto sia importante utilizzare una sedia, cioè quelle più basiche. Oh, Giusy, hai ragione. Grazie, Giusy. Non so però perché stai con quest'altro telefono. Assistente, bisogna che mi riprendi tu perché altrimenti non ce la facciamo. Quindi se giri un po', ecco. Insomma, abbiamo beccato l'assistente in pieno. Chef Neno, lei mi deve fare l'assistente stasera, non è chef. Avanti. Ecco. Quindi, tornando sui nostri amici che ci stanno vedendo, ti faccio io lo spazio. Bene, puoi anche mangiare un po' se vuoi, eh? Ciao Riccardo, che piacere saperti. Ok, ci siamo di nuovo? Quindi stavo spiegando come una sedia, che io definisco sedia, sia una sedia assolutamente elementare, cioè quattro pezzi di legno, seduta, casomai la seduta morbida, ovviamente per consentire un appoggio, non fastidioso, ma neanche troppo avvolgente. Utilizzarla in termini di schienale, quando vogliamo eventualmente scaricarci un po', no? Ma tendenzialmente l'uso di una sedia di questo tipo, ogni tanto fai anche vedere la sedia nella parte più bassa, eh? Può essere molto molto meglio alternarla con la seduta a cavalcioni. Molti di voi che mi seguono già da tempo, ah, ci abbiamo più riprese stagione. Molti di voi che mi seguono da tempo sanno quanto in questa posizione ci sia la possibilità anche di creare una condizione di relax importante per la colonna cervicale. Ad esempio, quando. Ecco, fate una cosa, intanto in termini di domanda, poi se avete voglia rispondete. Chiunque di voi, immaginando la sua giornata da stamattina quando si è alzato, quante volte è riuscito a rilassare completamente i muscoli della colonna cervicale?
Ovvero, quante volte avete sentito che il capo poteva essere abbandonato? Bravo, bravo Stefano, il nostro assistente dice mai, perché effettivamente è così. Cioè, se noi ci pensiamo, il tratto cervicale della colonna per tenere sta capoccia che pesa tra i 5 e gli 8 kg, 5 più nella donna, 8 più nell'uomo, tendenzialmente ha un impegno pressoché costante. Allora ci si chiede, ma quante volte durante la giornata riusciamo a rilassare profondamente il tratto cervicale? Praticamente mai. Allora, visto che siamo nell'ottica dell'osservazione, visto che abbiamo un tecnico che ci aiuta in questo, anche mostrerò adesso come, sempre mantenendo questa seduta e utilizzando un qualsiasi piano eventualmente posto davanti a voi, sia possibile rilassare molto molto intensamente il tratto cervico-dorsale durante il giorno, non avendo magari la possibilità di potersi sdraiare. Cosa che male non fa il famoso riposino del pomeriggio, chi se lo può permettere, non fa certo male eseguirlo. Ma se per chi come voi, come me, insomma, è tendenzialmente tutto il giorno in giro, un modo ideale per scaricare il tratto cervicale può essere questo. Assistente, vai là, vai là. Grande regista e interlocutore. Poi allo specchio è meglio scrivano. Ah, ecco, perché probabilmente c'è più luce. Però questa cosa la devo far vedere da qua. Passami un attento a non cadere, passami un attimo quei due cuscini. Allora, immaginandoci. Ok, immaginando. Doci, mi è caduta. Ok, immaginandoci seduti alla vostra scrivania con due semplici cuscini che possono essere di agio per scaricare il peso del corpo. Una posizione che, per esempio, vi consiglio vivamente è che già nel lontano 2005, in varie televisioni, varie comparse che feci in Uno Mattina, suggerivo, è per esempio questa. Molti di voi si ricorderanno quando da bambini all'asilo ci facevano dormire addirittura, messi appoggiati sul banco con le mani concerte. Stefano, tu sorridi, ma papà è anzianotto e Non sto quindi sorridendo. all'asilo ci facevano dormire così. Certe dormite, per quanti di voi possono apprezzare questa posizione, ma magari non riescono ad avere il massimo della rotazione del capo. Ci si può anche riposare mettendo le mani sotto la fronte e avendo la possibilità di respirare tranquillamente col capo, con il naso. Ovviamente questo per me è un appoggio un po' bassino, avrei bisogno di qualche altro cuscino per non esagerare nella flessione globale della colonna, ma ovviamente in situazioni di emergenza di questo tipo ci accontentiamo. Vi assicuro che comunque questo è un momento in cui io posso sentire veramente la mia schiena abbandonarsi completamente. Del resto, possiamo fare anche un gioco inverso, immaginando, aiuto, aiuto, immaginandoci per esempio se seduti in questo modo, no, se io mi addormentassi, come per esempio accade in treno, no? Inevitabilmente, quando entro in quel momento di completo abbandono, cosa succede? Che la testa, boom, cade e immediatamente qualsiasi persona che avete visto dormire di fronte a voi inevitabilmente richiama subito il capo. Ecco che è la dimostrazione che in quei casi, anche quando uno sta dormendo, o almeno apparentemente, in realtà è molto più sveglio di quanto immagina. Ok, Si vede meglio. soltanto non mi ti cadere. Ok, e quindi vieni un attimo giù così mi segui. E quindi di gran lunga meglio è la possibilità di scaricare il peso del capo in avanti. Ok? Addirittura potremmo immaginare che quando stiamo seduti in questa posizione, in realtà c'è sempre un tono muscolare che sostiene la colonna, altrimenti, immaginandomi svenuto, inevitabilmente il corpo crollerebbe da una parte o dall'altra. Ribadisco, invece, per chi dovesse collegarsi man mano, che questa posizione, non deci auricolari, ci danno la possibilità di fare questo. È che magari senza gli auricolari non sentono così bene, perché io qua così c'ho il microfono vicino, capito? Invece lì no. Vabbè, aiutateci a capire cosa, come si sente meglio. Nel frattempo io mi faccio un piccolo riposino, a dimostrazione di quanto
possa essere Sì, utile. feedback, magari se si sente meglio con l'auricolare. O meglio senza. Cioè possiamo un attimo provare con senza auricolare e poi ci fate un feedback. Ok, Togliamo un allora attimo gli togliamole un auricolari attimo, allora, eh. vai. Libero, senza condizionamenti. Eh sì, perché Allora, sennò rimane. dimostro, in virtù di questo Alleluia. cambiamento, altre due sedute che possono essere suggerite. No, però ti metti là, perché così c'è un discorso di luci che funzionano meglio. Brava, bravo. Giù, 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 giù. giù. Piccolo suggerimento. Ovviamente ognuno. Microfono è meglio, scrivono. Quindi il microfono Quindi ci c'è. vuole. Quindi con le cuffiette dite. Certo, lo usando io No, no, perché. metti l'auricolare. Appunto. Ho E te lo dico capito, perché però. rimbomba, fermati, fermati, fermati lì, attacca. Perché noi abbiamo provato anche con le. Si sente senza, ok. Appunto. Va bene, Bene. allora vai. Allora, quindi mi devi assecondare un po'. Allora, dicevo, fagli vedere anche lo sgabello. Semplice immagine lo sgabello. Ok, e non so se funzionano meglio quelle, magari. Proviamolo un attimo, vedi un po' se si riesce a Secondo me, allora, sincronizzarlo. Allora, dobbiamo fammi un prima attimo dire questa togliere. cosa, Ah, fammi ok. prima dire questa cosa, poi facciamo un minuto di pausa. Allora, altra posizione che da seduti potremmo utilizzare lì dove, ovviamente a chi piacendo l'idea dello sgabello, è effettivamente l'estrema comodità di trovare l'appoggio sacrale. L'appoggio sacrale consente di scaricare molto bene il peso del corpo, allo stesso tempo di mantenere comunque la colonna ben attiva, e essere molto facilmente in condizione di mettersi in piedi. Dopo la pausa vi farò vedere un uso estremamente utile della seduta. Inquadrami, grazie. Ok, di come per esempio possiamo utilizzare la sedia per lavorare bene anche sugli arti inferiori. Quindi, ovviamente in maniera alternata, per rendere più dinamico questo incontro, vi sto facendo vedere varie posizioni che ci consentono anche, per esempio, su uno sgabello alto, di giocare molto bene con la sensazione di tratto lombare, perché le gambe, come vedete, in particolar modo le ginocchia, vanno in una posizione molto più bassa rispetto al bacino. Cosa che non è così facile sulle sedie normali, perché ovviamente le ginocchia si alzano. Per esempio, per chi è, come mio amico Maurizio, stampellone di 2 metri, vivono inevitabilmente in una struttura che è più bassa di 20 centimetri loro, cioè le sedie per i giganti di 1,90 in più sono una tragedia, come lo sono per esempio i divani. Ma il capito dei divani, a seconda di quanto successo avrà ottenuto questo video, lo prenderemo in un incontro successivo. Quindi fai un attimo una pausa, proviamo un po' Allora, quelle altre cuffie. faccio Bene? un altro, una pausa, quindi usciamo Bene. dalla diretta. No, Cioè, non usciamo si da esce, non si esce, Facebook. non si esce. Vai, intanto fallo, Per non esci, collegarmi, non sì. esci, non esci. Vai, Vabbè, vai, fammi fallo. finire. Perché no, non devo girarla. Se no mi si vede, sono brutto. Oh, Ma sono questo non è sì, brutto! va bene se è brutto. Ecco. Dai, cerchi di fare veloce. Ok, eccoci. Ah, Aspetta, fai un po'. Poi va un po' tu, vai. allora, parlo io con l'auricolare. Ditemi se si sente bene. Questo è il microfono. Ditemi se si sente bene. Qualcuno? Oddio, sti capelli brutti. Me li devo tagliare, lo so. Ditemi se si sente con questo. O se sentiva meglio con gli altri auricolari. Però è più comodo per noi perché se no non riusciamo a fare la Riesce a muovere diretta. meglio, quindi qual è Se il miglior riesce a farlo microfono? meglio. Eh? Qual è il miglior Aspetta, microfono? stanno per rispondere. Ah no, tutti che fanno Ok, quindi vanno bene. ok. Quindi va bene? A parte gli okay, se qualcuno scrive sì, va bene? Vai, attacca un po' questo. Fa una cosa, attaccalo soltanto quando sta dovesse arrivare proprio a 0-0. Appunto. Quando dovesse Vediamo. proprio annullarsi proprio. Scusa, scusa. Ok, riprendiamo le trasmissioni. Quindi, torniamo a una distanza, a un ulteriore
esercizio, chiamiamolo Aspetta, sto così. girando la fotocamera. Gira la fotocamera. Eccomi. Così posso fare almeno più inquadrature diverse, che è più bello. Quindi abbiamo parlato dell'utilità dello sgabello come punto di appoggio, no? Per chi ha piacere ovviamente averlo, vi assicuro che lo sgabello è sempre un elemento molto utile, che dà la possibilità di scaricare il peso del corpo e di ritrovarsi facilmente in piedi. Questa è per esempio la sedia che c'ha Stefano. Quando Sì, fai i molto più compiti, basso. Sì, diciamo, più facile compito, non la semplice, di uso nuovo più. torniamo sul principio della posizione. Faccioni anche di una struttura eventualmente molto piccola. Quindi per spiegare quante posizioni Come non semplici si possono sente essere più? prese. Non si sente più. Anche se scrive. Anche se l'audio è più basso va bene così. Si sentiva meglio prima, ho capito, però. Ok, e perché quello c'hanno il contatto diretto, il wifi È e che quindi un po' però, più cioè, tranquillo. per noi è un po' più comodo fare la diretta. Bene. Tornando quindi dopo aver Penso visto sia le un po' più posizioni più sensato. alte, Dice che non si sente. non si sente. E vabbè signori, cioè diventa leggero, vabbè. Madonna. Allora, rimetti quelle cuffie là perché probabilmente Facciamo funzionano meglio. Dai. però? E che E comunque devo queste dire? sono le cuffie della diretta che È bisogna bella arrivare. probabilmente bisogna comprare un microfono. Torniamo sulle cuffie che probabilmente funziona meglio per chi si sentiva meglio. Oh, ciao Maurizio, giustamente ci suggeriva questo. Ok. Ok. Allora, inquadrami. Ma facciamo una cosa, Finito, visto ragazzi, che... eh. no. Allora, visto che effettivamente l'immagine attraverso lo specchio si vede meglio, facciamo una lezione sul lavoro degli arti inferiori da seduti. Allora, spesso e volentieri faccio questo gioco con i pazienti che sono in corso di terapia. Mettiti qua perché adesso ti faccio vedere perché. Guarda sempre nello specchio. Se io vi chiedessi, da questa posizione, per quanto corretta possa essere, avreste mai la possibilità di muovere, cioè di alzarvi in piedi? A questa domanda, se ognuno di voi prova senza muoversi ad alzarsi da questa posizione, vi accorgerete che inevitabilmente per poter recuperare il baricentro all'interno del poligono d'appoggio formato dai vostri piedi, dovrete sbilanciare il corpo in avanti. Il che è anche giusto, tant'è che spesso e volentieri si vede fare questo e poi ci si alza in piedi. Ma per entrare nell'ottica di un buon lavoro sugli arti inferiori, immaginate per esempio di spostarvi sul bordo esterno della sedia, lì dove a questo punto una gamba può essere richiamata facilmente, e già a questo punto la punta del piede che è stato messo dietro e che ha recuperato il baricentro del mio corpo mi consente senza nessun altro movimento di sollevarmi. In questo modo, sia nella discesa che nella salita, potete ben immaginare il lavoro quadricipitale e anche del polpaccio. Ripeto il movimento lentamente, provatelo per chi ha voglia di sperimentare insieme a me, riuscire a recuperare, una volta recuperato il baricentro, immaginiamolo anche come il baricentro recuperato dalla zampa, che rimane, zampa della sedia, gamba della sedia che rimane fra i vostri due piedi. Sarà sufficiente un minimo sbilanciamento per alzarsi in piedi. E per tornare giù, ugualmente. Quante volte invece avete visto situazioni di questo tipo? Esattamente quello che vi Non faccio consiglio di sempre. non fare, ovvero nel momento in cui ci si siede perdendo il controllo del peso del corpo, è inevitabile la caduta sulle natiche. Ovviamente questo non è che può comporti chissà quale enorme danno, ma è la dimostrazione che se solo il 10% delle volte in cui vi alzate e vi sedeste, vi alzaste e vi sedeste su una sedia, su una qualsiasi sedia, lo faceste in maniera adeguata, vi assicuro che già solo alla fine di una giornata probabilmente sentireste i vostri muscoli e le gambe lavorare molto di più. Ripeto, se
Vogliamo imparare ad alzarci senza sfruttare lo slancio cinetico del peso del corpo che recupera il baricentro, che per carità anche questo si può fare, non è un problema, ma una cosa è utilizzare lo slancio cinetico e quindi la massa inerziale che viene buttata in avanti a recuperare l'appiombo, e una cosa è essere in energia potenziale, che significa aver recuperato bene il baricentro, la spinta della gamba posteriore viene chiamata propulsore, mentre la gamba anteriore è stabilizzatore. A quel punto, anche semplicemente senza muovere la colonna, siamo in grado di sollevarci. Evidentemente, se una volta lo fate con la sinistra dietro, la volta successiva lo fate con la destra. Io, nello specifico, ho dovuto farlo sempre con lascia perdere. No, non c'è, non fa 10% niente. Adesso andiamo, R. facciamo un'altra pausa ed attacchiamo. Ovviamente, stavo dicendo che non lo faccio con la destra perché, appunto, per aver mantenuto troppo a lungo una posizione qualche giorno fa, mettendo a posto inevitabilmente lo sgabuzzino, ho sovraccaricato il ginocchio alzandomi troppo rapidamente, e lì l'errore l'ho fatto io, poi su un ginocchio che, ahimè, non è messo proprio benissimo, e quindi, per esempio, questa flessione di ginocchio a destra attualmente mi riuscirebbe difficile. Ma, a maggior ragione, la possibilità di sfruttare la leva della gamba sinistra mi consentirà anche di non sovraccaricare il ginocchio destro. Ok? Pausa, pausa. Nel Grazie. frattempo delle pause tu attacca, ma continuiamo a Ok. mantenere la diretta e chiediamo qualche domanda se No. aveste voglia di... Ecco, Ok, però aspetta, vediamo. c'è un po'. Dai, No, vediamo no, se. no, di parlare di meno. Grazie. Perché? Ok? Sta facendo troppo lo scemino. Ok. Bene. Inizio della diretta tra di nuovo. Sì, È no, partito, devi ma quello ci sta girare. prendendo in giro. Ma questo qui è Va la foto che bene. mi hanno dato te. Ok. Ah sì. Allora, si sentiamo. C'è qualche particolare domanda come dire, qualche suggerimento, qualche curiosità? Ormai il tempo a nostra possibilità è quasi terminato, anche perché devo andarmi a occupare di una capsulite adesiva, una spalla micidiale, di cui magari per chi ha voglia di sapere farò di più. Dirò di più nei prossimi incontri. Allora, nel frattempo di aspettare qualche commento da parte vostra, vi dico che ovviamente questa è stata la prima live, per cui è chiaro che bisognerà organizzarsi un po' meglio, eventualmente attraverso le stanze di Zoom, per chi eventualmente ne facesse richiesta, potremmo essere un po' più intimi e soprattutto in feedback continuo. Ed eventualmente chi volesse qualche informazione più specifica in merito, lascio comunque il mio, se la sedia lavoro solo, Fabio caro, è quello di cui abbiamo appunto parlato, cioè la sedia al lavoro c'ha solo le ruote, è ovvio che cercherà di fare il possibile per utilizzare i consigli che vi ho dato fino adesso con la sedia o le rotelle, ma peggio ancora delle ruote sono i braccioli. I braccioli impediscono al corpo di modificare la posizione perché venite contenuti in quello che è uno spazio obbligato. È vero che i braccioli, per esempio, possono essere molto utili per le persone più anziane che a volte sulle gambe hanno diminuito la loro forza e quindi il bracciolo può aiutare a scaricare il peso del corpo con le mani, ma di per sé la sedia al lavoro con le ruote e con i braccioli è la cosa più importante da eliminare. Quindi stavo appunto dicendo, per tutti che come Fabio magari vogliono approfondire di più l'argomento, potete tranquillamente chiamarmi, magari mandandomi un SMS in modo tale che poi vi chiamo quando sono realmente libero. E quindi il mio numero di telefono è 347 39 10 761, 347 39 10 761. Ma poi lo trovate anche sulla pagina di Helpline Helpline for you, for you, grazie ci Stefano. vuole molto. E a questo punto spero che se la cosa vi è interessata, vi è incuriosito, potremo rivederci nei prossimi incontri. Quindi, Mercedes, ciao Mercedes, vi
Vi saluto, non so se Milvia dice non si sente ora, ah no, questa è di prima. Vi saluto con il mio assistente Neno, che stasera probabilmente diventerà Che chef stasera, Neno. sì, stasera mi Smetterà. sa che farò, che Non lo dire, facciamo. non lo dire, a sorpresa, a sorpresa. Lo faremo, decidiamo Ok, insieme. ma che cosa Dopo facevamo? decidiamo. Ah, Un giusto. saluto, Sì, ma la mettiamo stasera. domani. Ok, ciao, ciao a Ciao, tutti, grazie per speriamo aver bene, speriamo che queste partecipato e informazioni ci vi possano vediamo al prossimo video. essere d'aiuto. Ciao a tutti, ciao. Fine.